a tutti, amici di Mille Cuori Motor Valley. Siamo, direi, in una cornice piuttosto importante, ovvero quella del rettilineo dell'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola, e siamo con, potremmo dire, quasi il padrone di casa, un grande ritorno, Pietro Benvenuti, direttore dell'autodromo internazionale di Imola. Siamo reduci da un gran premio, il secondo in sei mesi qui a Imola, il tuo primo da direttore della struttura, anche se avevi già avuto un'esperienza. Quindi parto proprio dalla tua esperienza personale. Che cosa ha significato per te diventare direttore dell'autodromo di Imola a suo tempo e ritornare oggi? Allora, sono state due emozioni completamente diverse. La prima, devo dire, che è stata un'emozione particolare, perché quando venni qua nel fine 2011, non mi aspettavo che mi venisse proposto l'incarico di direttore generale, ma che ci fosse bisogno della mia figura per un aiuto ad organizzare la Superbike, che in quei tempi stava arrivando, che era, mi pare, aprile, quindi dovevamo organizzarla. E quindi mi ricordo che quando sono uscito dal colloquio qui dall'autodromo, proprio sul ponte, ho detto: cavoli, direttore dell'autodromo di Imola. Mi sono inorgoglito con me stesso. Appena ho passato il semaforo ho detto: sì, però la responsabilità di avere l'autodromo sulle spalle non è poca. Però insomma, poi è stata talmente tanta la passione, talmente tanto la voglia di essere in un luogo storico del motorsport, che ho detto: sì, accetto. E quindi poi ci ho messo un po' di incoscienza anche a accettare, ma bisogna ogni tanto anche buttarsi, no? Il bello è quello. E devo dire che sono stato ripagato in maniera incredibile. Quindi la prima volta per me è stato bellissimo, tutte le mattine quando entravo ero orgogliosissimo, e allo stesso tempo avevo questo timore della gestione, di tutto quello che era un po' i rapporti anche con la cittadinanza, quindi lo vivevo in questo doppia veste. Oggi devo dire che essere tornato per me è come essere tornato a casa. Ho ritrovato i ragazzi, ho ritrovato i commissari che conoscevo, ho ritrovato tutte le persone che mi hanno sempre dato una gran mano quando ero qui la prima volta, e oggi sono orgoglioso di essere ritornato, e soprattutto mi sento l'autodromo veramente come a casa, sia il rapporto con i ragazzi con cui lavoro, sia con tutti coloro che ci danno una mano. Ho ripreso, è come se avessi preso un pezzo della mia vita, avessi tagliato il pezzo e avessi ricongiunto il film al pezzo da dove ero rimasto. E altro pezzo non secondario, perché hai avuto delle esperienze di lavoro piuttosto importanti. Sì, e devo dire che rientrare poi con la Formula 1 è stato un sogno, perché quando c'ero io la Formula 1 era un miraggio lontano, era quasi impossibile. Questo devo dire che io ero già felice quando l'anno scorso è stato annunciato che Imola era in calendario. Proprio ero in un altro circuito, era a Monza, però fui veramente felice di sapere che Monza è, perché l'avevo preso come un premio a una città e soprattutto a un autodromo che ha sempre lavorato per essere pronto. La cosa eccezionale è stata quella. Cioè, che un circuito che da tanti anni è una Formula 1 si è permesso di aprire i cancelli e fare la Formula 1. Vuol dire che l'attenzione, la preparazione, tutto ciò che è lo staff, ma in senso lato, quindi dai commissari ai medici a tutti, era uno staff pronto e l'ha dimostrato. Quest'anno per me arrivare ero già forte di sapere che andavo in un ambiente pronto, preparato e professionale. Quindi per me ho accettato quasi, per dire, quasi facilmente, ecco, vorrei dire proprio così, e l'ho constatato. Con meno incoscienza dell'altra volta. Con molta meno incoscienza e con più consapevolezza stavolta, quindi stavolta per me è stata veramente una scelta e una possibilità che ho avuto, che sono stato felicissimo di poterla cogliere. Io ho fatto sei mesi in cui ero spensierato, perché sono stato a casa, al mare, vivevo, facevo quello che si fa tutti i giorni senza avere un obbligo, però devo dire che se mi avessero detto qual è il tuo sogno, avrei detto: beh, ritornare a Imola sarebbe stato bello. E quando è venuto fuori il discorso del bando, devo essere sincero, a caso ho detto: io ci provo, poi dopo vedremo, però ci provo. E quindi adesso essere qui per me è un grandissimo orgoglio. Poi è molto bello, perché ho trovato una persona come Giancarlo Minardi presidente, un Aldo Costa
consigliere, una professoressa che non conoscevo, ho avuto modo di conoscere nel consiglio di amministrazione di Bologna Università, con la quale, e questo fa sì che ci siano un sacco di progetti che ognuno cerca di portare avanti con passione, con cuore e soprattutto con professionalità. E questo per me è importante, perché io oggi mi sento il compito non tanto di gestire giornalmente l'autodromo, ma di dare un futuro a questo autodromo, e quindi è quello che tutti insieme stiamo oggi cercando di fare. Ecco, infatti questi progetti saremo anche lieti di raccontarli quando sarà il momento, ma volevo farti una seconda domanda più specifica, più professionale, al di là di questa ondata di emozioni che ci hai gentilmente concesso. Il tuo ruolo in questo momento, professionalmente, anche quello che è stato in vista della Formula 1 e quello che sarà in questi mesi, di che cosa ti occupi nella pratica? Il lavoro del direttore in che cosa consiste? Beh, il lavoro del direttore è un po' un lavoro a 360 gradi, nel senso che si tratta di gestire un'azienda, prima di tutto, e quindi tutto ciò che riguarda la parte amministrativa, gestionale dell'azienda, e ciò che te devi, hai come obbligo di azienda, poi noi partecipata pubblica, quindi ci sono dei compiti e delle incombenze. Anche delle dinamiche diverse da un'azienda privata, ovviamente. Delle dinamiche da rispettare, che a volte per il mondo dinamico che è il nostro sono dinamiche un po' diverse, un po' lente, quindi dobbiamo un po' adattarci. E quindi c'è la parte di gestione, proprio come un direttore generale di un'azienda, con i compiti normali. Poi c'è la parte, direi invece, sportiva, che è una gestione diversa, perché si tratta di quest'anno il calendario è già stato fatto, perché lo fai generalmente un anno prima, però si tratta di pensare alle gare, di pensare a che cosa portare, di pensare a che cosa fare, contattare i vari promoter, i vari organizzatori di moto e di auto, e poi durante proprio l'anno, quindi adesso noi quando abbiamo una gara, già 15 giorni prima, ecco, siamo in versione gara, quindi iniziamo a pensare già a mettere a posto la pista, a cercare di coordinare già le attività con le varie figure come commissari di percorso, medici, per far sì che quando si arriva ai giorni di gara tutto sia ben organizzato. Questo perché? Perché che per sia noi, Formula 1 o che sia una gara nazionale, non cambia assolutamente niente. Questo perché noi facciamo un mestiere che comunque è un mestiere dove c'è del rischio, cioè il bello e direi la passione che c'è è perché sai che le persone scendono qui in pista, fanno un qualcosa che te non sei in grado di fare, e dove c'è una cosa che è il rischio, è la sfida, no? Quindi questo è, e noi dobbiamo far sì che chi vuol fare queste sfide sia sempre tranquillo, che c'è un'assistenza totale su tutto. È anche un lavoro molto difficile, perché a volte gestire nel momento di gara, nel momento critico, il commissario, il medico, l'antincendio, non è facile, devi essere organizzato, e soprattutto devi avere un feeling, e quindi questo feeling lo fai con le esercitazioni, lo fai con il tempo, lo fai con le persone che ciascuno ha fiducia. Io devo dire, da quel punto di vista lì, nello sportivo, con Max Ghinassi, con tutti i ragazzi, c'è una costante voglia di andare a cercare sempre la perfezione, e la perfezione da noi è data dall'esercizio. Quindi ogni gara, ciò che avviene, viene sempre riletto il giorno dopo, nel bene o nel male, per andare a cercare a migliorare o evitare di fare errori poi quella dopo. Dopodiché c'è la parte invece che non è gara, ma che è tutta la parte, diciamo, polivalente, e quindi cercare di poter far lavorare questo autodromo con altre attività, con altri sport, come potrebbe essere il ciclismo, come potrebbe essere la corsa, come potrebbe essere poi la parte concerti, la parte congressi, la parte scuole. Tra l'altro, ciclismo e corsa, abbiamo il campionato italiano di ciclismo a giugno e il campionato italiano di podistico. Il 22 maggio, che perfetto. È una notizia recentissima. Quindi, E questo è l'altro aspetto bello che ha il compito del direttore, insomma. E poi c'è invece un aspetto che è quello di lungo termine, quindi programmazione, è quello che te devi dare un obiettivo che devi condividere naturalmente con la città, con il socio unico, in caso nostro il Konami, quindi col territorio, ed è quello di dare un percorso, di fare un percorso per dare un futuro all'autodromo da qui a 5-10 anni,
in modo tale che segui un filone che ti porta a far sì che questo autodromo, appunto, come azienda lavori 365 giorni all'anno, che non è detto che lavori solo di pista, perché non di solo pista, ecco. È logico che per oggi il nostro business principale è la pista, però stiamo cercando di fare una trasformazione tale da avere la possibilità di usare la pista, ma di usare anche le altre strutture per andare ad avere un bilancio sostenibile che ci permetta di tenere in vita un ambiente come questo, che è così, così bello e così emozionante. Partendo dalla programmazione, che cosa ci dobbiamo aspettare dopo un Gran Premio che ha avuto ottimi risultati, come l'ultimo Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna? Che cosa ci dobbiamo aspettare dall'autodromo di Imola nei prossimi anni? Quale sarà la programmazione, anche in relazione al fatto che con la presenza della Formula 1, per legge, le giornate in deroga per le attività rumorose caleranno da 60 a 37 giorni. Ci spieghi quali sono le prospettive e che cosa significa questo poi per la struttura? Allora, naturalmente sì, devo dire che siamo rimasti anche noi molto contenti di come è andato il Gran Premio, tant'è vero che abbiamo ricevuto i complimenti anche dal presidente Todd, che è venuto a salutarci domenica sera prima di andare via, me e Giancarlo, a farci complimenti per come era stato tutto organizzato, e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Soprattutto era il nostro obiettivo, cioè, al di là di tanti discorsi, noi volevamo dimostrare che Imola è pronta e che a Imola un Gran Premio di Formula 1 si può fare. Questo era da parte nostra, per dare strumenti anche a chi dovrà trattare per magari possibili futuri Gran Premi. Anche da parte nostra come servizi di pista. Quindi sapere che c'hai un qualcosa su cui poter puntare, quindi vai forte del fatto che tutto è andato bene, che sia stato organizzato bene. Per quanto riguarda il futuro, devo dire sì, che effettivamente c'è questa riduzione per legge delle giornate, però penso che noi dobbiamo fare un lavoro che è un lavoro molto più scientifico, cioè, e cambiare anche un po' il tipo di lavoro, nel senso che noi abbiamo bisogno di rientrare in certi parametri, e penso che questo fino a un po' di tempo fa era visto come una costrizione. Io oggi vorrei prenderla come un'opportunità, come si dice, per cui creare dei prodotti anche commerciali, non più per tante persone tutte insieme, ma per poche persone tutte insieme, quindi per dire i gruppi di moto, invece di fare 50-60 moto, fai gruppi da 10-15 e magari fai 3 o 4 giornate in più, quindi non dai fastidio a nessuno, però fai un servizio, dai un servizio diverso, e su questo servizio diverso ci deve aggiungere qualcosa che magari gli altri autodromi o gli altri organizzatori non riescono a fare, servizi tipo la consulenza su cosa mangiare prima, cosa mangiare dopo, come recuperare energie, cioè un qualcosa di cosa più completa, dedicata più, e quindi coccolare un po' di più il cliente. Questo è quello che noi, cioè, trovare dei prodotti nuovi di cui abbiamo la possibilità di fare per andare a occupare le nostre giornate senza recare fastidio o comunque avere delle giornate rumorose, e sfruttare quelle giornate che invece sono in deroga per fare degli eventi che possono essere di interesse come ricaduta per il territorio. Allora, a quel punto lì penso che la giornata in deroga possa essere accettata da tutti, perché comunque c'è un ritorno per il territorio importante, ed è quello che è un po' la funzione dell'autodromo, no? In alcuni casi è proprio quella lì, cioè noi dobbiamo essere un volano per il circondario, per il territorio intorno, per tutti i comuni, perché con la Formula 1, per esempio, nel raggio di 30 km c'erano sparsi team in giro per... Pur correndo a porte chiuse, quindi senza pubblico. Pur correndo a porte chiuse eravamo quasi 2.000 persone. Diciamole queste cose, perché tante volte non vengono considerate. 1.500-1.600 persone hanno dormito in alberghi o in bed and breakfast che erano sparsi sul territorio dai comuni limitrofi. Quindi questo è quello, è il nostro anche compito, e come autodromo deve essere fra virgolette sfruttato, no? Quindi è questa la base. Quindi quello che cerchiamo di fare è dare una continuità nelle attività, anche pensando a cose diverse, perché vuol dire in spazi così grandi e così belli puoi fare di tutto, vuol dire costruire un campo da basket e fare un'esibizione, si può fare, perché no? Abbiamo un paddock nuovissimo. Paddock nuovissimo, ma anche per dire, c'hai una tribuna lì con davanti il museo, che possa essere ambienti dove te puoi fare un'esibizione, il saggio di danza di fine anno, delle varie, cioè puoi fare veramente di tutto. E questo è quello che dobbiamo fare, cioè suddividere a gruppi
per dare sempre una continuità nelle attività da fare in estate, in inverno. L'altra cosa da sfruttare, come dico io sempre, è anche il silenzio. Noi abbiamo la fortuna, sì, che facciamo anche rumore, ma abbiamo anche del silenzio, quindi nel silenzio ti puoi fare musica, non solo concerti, ma musica jazz da 100-150 persone, prendi la curva, prendi le acque minerali e per una sera fai un concertino. Sono un anfiteatro naturale. Un anfiteatro naturale, lì fai, quindi deve essere veramente, deve essere luogo dove fai tutto questo tipo di attività, che in altri luoghi devi andare a cercare ogni singolo, qui puoi fare contemporanea anche un corso di guida e concertino jazz, perché non si danno fastidio, uno nel paddock e uno alle acque minerali, o viceversa, insomma, ecco, questo è un po' quello, il lavoro su cui dovremmo andare a fare, e quindi questo darebbe modo di sopportare anche la mancanza di altre giornate in deroga. È logico, le giornate in deroga noi le venderemo subito, perché abbiamo, essendo giornate limitate oggi, l'attività canonica per noi, abbiamo dei clienti che purtroppo a cui purtroppo dobbiamo dire di no, di non venire. Questo è il dato di fatto, e ci aiuterebbe a fare un bilancio, a accelerare i tempi per fare il pareggio di bilancio, quindi questo è un po' quello lì. Però insomma, dobbiamo anche di necessità virtù, e quindi ci metteremo a lavorare per fare. No, mi piace quello che hai detto, perché risponde anche a tante domande che vengono rivolte specialmente dai praticanti del motociclismo che chiedono track day. Tanti appassionati però ci fanno una domanda precisa: che cosa può essere, diciamo, l'attività sportiva dei prossimi anni per l'autotomismo? Quali sono le prospettive, quindi le categorie, auto, moto, anche quali sono i tuoi sogni, a che cosa miri? I miei sogni sono quelli di avere la massima espressione di ciascun del motorsport, e quindi, visto che la Formula 1 ce l'abbiamo, mi piacerebbe molto… Attenzione, se l'abbiamo, hai detto? Se l'abbiamo, sì, l'abbiamo fatta, quindi ce l'abbiamo adesso… Dopo un anno è un caso, due, tre sarebbe la conferma, no? Quindi quello che io spero è che si possa avere di nuovo la Formula 1, quindi avere la Formula 1, avere una superbike, perché comunque su questo ci stiamo già lavorando, ci stiamo già muovendo, grazie anche alla federazione, perché comunque è un occhiello anche per loro avere una superbike. La MotoGP devo dire che è molto più complicata, molto più complessa a livello proprio di pista, di adempimenti alla sicurezza in alcuni punti, non in tutti, però ci sono alcuni punti che veramente… Si è preparato molto della rivazza. Sì, che poi però secondo me non è proprio il momento più brutto, perché la rivazza si può gestire come in tante altre situazioni ci sono in giro per il mondo, lasciandola così com'è, questo è. Anche perché io, devo essere sincero, non vorrei mai essere quello che va a toccare il circuito a cambiare qualcosa della pista di oggi, perché la pista di oggi va bene, come andava bene per la Superbike 3 anni fa, può andare bene anche oggi. Quello che penso è che ci voglia la volontà di tutti, quindi ci vuole la volontà nostra, e quindi questo ce la mettiamo, la volontà della federazione penso ci sia. Dopo dobbiamo andare a capire dagli organizzatori che abbiano anche loro l'intenzione di venire, però non venire a dire stravolgi il circuito, perché non è nemmeno corretto nei nostri confronti, quindi troviamo le soluzioni. Oggi siamo in un mondo moderno dove forse soluzioni anche di sicurezza ce ne sono tantissime rispetto a tanti anni fa, quindi forse possiamo farlo, e questo è quello su cui lavoreremo. E l'altra è avere sempre gare, come nell'automobilismo, gare di rilevanza internazionale, che possono dar lustro e soprattutto possono portare sul territorio addetti ai lavori e pubblico. Quindi in quel caso lì avremo la nostra, diciamo, il nostro core business rispettato, avremo il nostro appeal che ne guadagna, perché hai gare primarie, di primaria importanza, e soprattutto sei d'aiuto al territorio, perché porti magari spettatori e addetti ai lavori. Questo è un po'. Ultima domanda, per te che non sei nato qui come noi raccontiamo la Motor Valley, che cos'ha di speciale l'autodromo di Imola in questo territorio rispetto agli altri? Perché chi viene da fuori lo racconta sempre in maniera diversa. Qual è la tua esperienza? Che cosa c'è di speciale qui a Imola? Guarda, la cosa bella che ti devo dire è che c'è qualcosa di speciale, ma non avverti che cosa è.
Cioè, sono quelle sensazioni, quelle situazioni che si verificano, ma che non riesci a dire che cos'è. Io ho fatto l'esperienza in un altro circuito importante, come Monza, e devo dire che qua la cosa più che senti di più è proprio l'affezione al circuito da parte di tutti. Ma di tutti, io intendo proprio Motorvalle in generale, cioè nella regione in cui sei, te avverti che questo è un posto amato e quindi trovi disponibilità da parte di tutti. E oggi la Formula 1 ci ha riaperto un po' il mondo anche oltre, all'esterno, no? Però qua io penso che l'Emilia Romagna, e poi già adesso più vicino alla Romagna, ci sia questo sentimento nei confronti del motore, delle gare, che c'è sempre stato, e la storia è quella, cioè te nei luoghi dove vai non puoi cambiare la storia, si evolverà perché si evolve, però il sentimento, le idee, il modo di fare sarà sempre quello. E qui c'è questa cosa qui, cioè qui è nato il motorsport, ha fatto la storia di tutto il motorsport e oggi continua ad essere così. Cambiano le macchine, cambiano le moto, cambiano i mezzi, sentiamo anche il sottofondo. Esatto, abbiamo anche il sottofondo. Però qui c'è quel qualcosa in più che è dato secondo me proprio dal territorio, dalla terra in cui siamo, questo assolutamente. Credo che sia il modo migliore per concludere questa chiacchierata, proprio parlando di Motorvalle, quindi ringraziamo Pietro Benvenuti. Grazie a voi, è stato un piacere, noi siamo qua, aspettiamo e speriamo solo di poter riaprire al pubblico, perché l'unica cosa che ci manca adesso è il pubblico. Arriverà presto, vi salutiamo e appuntamento ai prossimi incontri.